DG Photo Art. It's media. It's art. Come attrice posso solo essere felice di questa esperienza, perché è un'esperienza che mi permette di interpretare la donna, l'uomo, e la donna che fa l'uomo che deve fingere di essere una donna. Quindi insomma, per un'attrice è una prova enorme. In più è uno spettacolo dove ci sono molte canzoni, dove io canto, come faccio quasi sempre negli spettacoli che faccio, perché amo moltissimo cantare, quindi c'è anche una importantissima parte musicale. E poi in realtà è il racconto della libertà, è un racconto dove questo testo, una cosa molto importante è l'assenza di pregiudizi, veramente si racconta una libertà enorme di pensiero, un'assenza di barriere e di limiti, perché proprio perché si prende spunto da questa storia, c'è una donna che si finge uomo per riuscire a trovare lavoro e quindi in qualche modo imbroglia il mondo esterno, il quale casca in questa sua trappola, e succede che poi ci sono uomini che la incontrano e si innamorano di lei, sono anche turbati perché lei in realtà si manifesta come uomo, però sentono il suo fascino. Insomma, è un continuo scambio di sensazioni, di emozioni e di relazioni, per cui sicuramente è un racconto, raccontiamo molto una libertà mentale, un'apertura mentale che mica sempre incontriamo nella vita, quindi almeno in scena portiamola. Questo è uno spettacolo che si ispira, Vittorio Vittoria, sapete tutti di che stiamo parlando, ma forse tutti hanno in mente il film di Blake Edwards, che è un film dell'80, qualcuno adesso non mi ricordo. In realtà lo stesso Blake Edwards l'ha preso da un film del 33 di Reinhold Schunz, un film tedesco, ed è quello a cui Susanna si è ispirata ed è quello che noi portiamo in scena, cioè una storia, ovviamente il plot è lo stesso, cioè questa donna che per rispondere al lunare, questa attrice, si finge uomo che si finge donna, per cui l'inghippo è il medesimo, però ci sono delle differenze in questa nostra commedia. Intanto l'ambientazione, perché la nostra si svolge a Berlino, mentre invece nell'altro film si svolgeva a Parigi. Questo si svolge a Berlino, e si svolge a Berlino in un periodo interessante, perché è il periodo della Repubblica di Weimar, quindi un periodo di grande libertà, di grande libertà di costumi, grande libertà mentale, artistico, fertile, un periodo positivo che però sul quale incombe l'arrivo del nazionalsocialismo, l'arrivo del nazismo, per cui noi che rappresentiamo una commedia, cioè uno spettacolo dove si ride molto, quindi vedete di ridere anche voi, non fate figure, uno spettacolo dove si ride molto, però c'è anche, si racconta anche quella cosa lì, cioè un momento storicamente delicatissimo, molto sottovalutato, perché di Hitler ridevano anche all'epoca, no? Quando stava venendo fuori, poi c'è stato un po' meno da ridere, direi, però era anche preso un poi in giro, cosa che capita anche in questo spettacolo, dice, vabbè, ma cosa volete che sia, ma se ne colgono anche molti aspetti appunto ridicoli, poi in realtà sappiamo com'è andata, però pur non discostandoci mai dal periodo storico e volendolo raccontare, ripeto, questa è una commedia, per cui è una commedia degli equivoci, è la commedia degli equivoci per eccellenza, perché ci sono continui scambi di sesso, continui scambi di persone, continui cambi d'abito, perché tutti ci cambiamo forsennatamente d'abito, quindi molto faticosa. La vera commedia si svolge dietro le quinte, dovreste vedere cosa succede, molto ci tiene in forma. E insomma, in soldoni questa è la storia, poi non vi stiamo a raccontare come finisce, perché ha un finale prevedibile dal punto di vista della storia, delle relazioni, non tanto prevedibile per quello che si vede in scena, per quello che succede, e insomma, secondo me fa pensare, io spero che loro siano d'accordo con me, ma se non lo sono lo diranno, però secondo me fa veramente un po' pensare e riflettere, per cui io penso che si rida in maniera intelligente, presuntuosamente dico questo. Iari Gugliucci e Giorgio Lupano, salve. Dunque, due attori di grido, lo posso dire, perché comunque quando ci vedono urlano per bellezza e bravura. È vero, poi vedrete. E noi ci avevano già messo insieme in una fortunata miniserie, Regina di Fiori, regia Sindoni con Manuela Arcuri, un successone, quindi funzionava, eravamo rivali e anche in questo siamo rivali, Victoria.
Chi è Victor Victoria? Non lo saprete mai, perché io sono alla... veniate a teatro. A meno che non veniate a teatro, perché io sono alla 36ª replica e non ho ancora capito realmente chi veste i panni di chi. Quindi l'equivoco che nasce dal film, come citato sopra, ma non quello degli anni 80, no? Quello del 33. Quindi per confondere ancora un po' più le idee bisogna andare indietro nel tempo. Com'è? Una cosa la possiamo dire, una cosa la sappiamo, chi è nella vita vera, cioè noi recitiamo con, in scena, sveliamo chi è la protagonista di questo spettacolo. Pia Engelberg, Pia Engelberg, che fa? No, no. Veronica Pivetti. Veronica Pivetti. Quindi siamo... tre ruoli. Fa tre ruoli e non possiamo dire troppo, è scritto da Giovanna Gra, no? Quindi è il testo originale, nel senso che non era mai stato fatto prima, non è che dici ok, ne so, un De Filippo, se la sappiamo di che parla, no, questo testo non si trova in giro perché lo, ci siamo noi a, a rappresentarlo per la prima volta, quindi il, del film è un, si è preso lo spunto, ma invece ci sono dei personaggi come il mio, Vito Esposito, immigrato napoletano, che nel film non troverete. Il conte rivisitato. Il conte Friedrich von Stein invece nel film c'è, becca, ma ovviamente è stato anche questo rivisitato, modernizzato un po'. Il testo è molto ambiguo, gioca sul filo sottile dell'ambiguità tra, e della fluidità tra i generi, no? Tra i ruoli maschile e femminile, perché di questo si parla, sì. Insomma, di questo confine labile che c'è tra i generi, che è oggi un tema anche molto attuale. C'è anche, sono dei numeri cantati, ce n'è uno che interpreta Iari magistralmente, che in maniera masculinum, dove io do i panni, appunto i miei panni da donna a, a, alla donna che però fa l'uomo, insomma è arzigogolato. Non è semplice, non è semplice. Iari non ho ancora bene capito, ma neanch'io bene anche la trama, io oggi ho capito chi è Susanna, ed è dietro di voi. Quindi, eccola, eccola, intanto è arrivata da, la nostra Susanna. Quindi vi aspetto a teatro. Beh, diciamo che vi aspettiamo a teatro. Vi aspettiamo a teatro, però io vi aspetto, gli altri magari no, non è detto. No, vi aspetto anch'io, via. Fino al 29 all'Augusteo. Elinor von Punkerting. E sono la direttrice di un teatro, ovviamente a Berlino, in quegli anni. Sono una donna di... con una grande apertura mentale, ovviamente colta, un intellettuale e che maneggia anche per organizzare qualche contrattempo a questi benedetti social, nazionalsocialisti, e, ma è soprattutto una donna, diciamo, ricca, libera, abituata alla, alla propria indipendenza, libertà assoluta, quindi una donna non sposata, insomma... fuori dal, dai canoni femminili tradizionali, grandi intellettuali dell'epoca, pur percependo, come dire, questo pericolo sotterraneo, no, di una revanche fascista gravissima, però erano convinti comunque che siccome il mondo era comunque avanzato intellettualmente, non ci sarebbe stata una ricaduta così delittuosa e terrificante, insomma, da, da criminali. Diciamo che quello che viene raccontato dal ragazzo Nicola Sorrenti, che fa il personaggio del, sia dell'attrezzista del teatro, ma è anche un po' il narratore, e quindi è lui che più racconta queste, questa... questo sottofondo pericoloso su cui camminiamo come veramente degli addormentati, perché nessuno, sì, li temiamo, però li consideriamo ancora, questi nazionalsocialisti, come così una fronda, una roba che finirà per morire su se stessa. Nessuno pensa che possano diventare i capi del mondo, ecco, invece, quindi lui racconta anche questa nostra smemoratezza, usiamo questo termine. Monica Pivetti è la protagonista assoluta, è lei che fa Victor und Victoria, e poi c'è Giorgio Lupano che interpreta il conte von Stein, che si innamora di questo uomo che poi scopre che è una donna e quindi è contento che sia una donna, perché sennò era terrorizzato di essersi innamorato di un uomo. Poi c'è Iari Gugliucci, che è il personaggio principale con Veronica, perché è quello che ha l'idea di farla, di trasformarla in uomo per raggiungere il successo.
Poi c'è appunto la ballerina, che è Roberta Cartocci, che è uno dei personaggi, come dire, un po' la svampita dell'epoca, quelle donne sempre un po' sciocche, diciamo. E Nicola Sorrenti, che appunto, come ho detto prima, è quello che collega narrativamente i vari pezzi dello spettacolo. È molto divertente, nel senso che al di là di tutta questa atmosfera degli anni terribili del 33, in realtà tutto si svolge nell'atmosfera del teatro, di queste canzoni, balletti, quindi è molto divertente.